nasce da una parola egizia che è il Ka e il Ba, sono due parole in realtà, che è il punto di unione tra la vita e la morte. Ho scelto due etichette, di cui una italiana con cui ho pubblicato il mio primo lavoro, che è Janurek, che è Farmacia 901, e il mio secondo lavoro solista, che è un EP di 4 tracce, pubblicato con la Kvitnu. Le limitazioni in Italia per la musica elettronica sono fondamentalmente delle limitazioni non artistiche, non da parte delle etichette, ma da parte di chi, a mio avviso, organizza eventi di musica elettronica, organizza serate e cose varie, perché fondamentalmente tengono di più al risultato monetario che a quello artistico. Bassi profondi, ritmiche serrate e suoni acidi. I punti cardinali del suono che cerco di ottenere partono tutti dalla chitarra. La manipolazione estrema dei field recordings, musica orchestrale, pianoforte, violino e anche percussioni. In realtà non è uno strumento, ma è un effetto che è il distorsore. Attualmente tutti i miei strumenti. Il computer. Campionatore, assolutamente. Un Buchla, però costa 50.000 euro, quindi è un po' difficile averlo. Un organo. La voce. Penso di avere tutto al momento. Ubik l'ho scelto come nome perché è il titolo di un romanzo di Philip Dick del 69, che è uno scrittore di fantascienza. Fantascienza un po' atipica, un po' visionaria, un po' particolare, che a me piaceva e quindi l'ho scelto come moniker. E il titolo del disco è Circadian Rhythm Sleep Disorder ed è un disco dedicato ai disturbi del sonno. Ho pensato che, siccome ne soffro, potevo creare un concept, un viaggio attraverso queste patologie mediche, dall'insonnia alla paralisi del sonno e cose di questo tipo, e ogni traccia corrisponde a uno di questi disturbi. E mi sembrava carino, insomma, dare questa veste al disco. Quelli con cui già collaboro. C'è un artista con cui sogno di collaborare, che è Robert Nagel dei Massive Attack. Sicuramente William Basinski, che io adoro. Ci sarebbe Biosphere, Murkoff, ma vedremo, insomma. Ce ne sono veramente troppi e attualmente non vorrei collaborare con nessuno. No, non c'è. Il Santissimo Oratorio di San Giovanni, credo si chiami così, all'interno di una rassegna a Roma in una chiesa. L'Arma 17 a Mosca, ma anche a Berlino ho trovato sempre ottime possibilità. L'anno scorso al Flussi Festival e poi anche sempre l'anno scorso allo Storum Festival a Barcellona all'interno della Farinera del Clot. La fabbrica abbandonata a Lipsia. La settimana scorsa al TPO a Bologna. Alias Netherworld nasce da un termine che indica una sorta di realtà parallela o inferi che avevo letto in un libro di Lovecraft. La Glacial Moments Records è nata nel 2006 perché innanzitutto avevo l'esigenza di produrre la mia musica come Netherworld, senza andare a mandare in giro nel mondo la mia musica ad altre etichette. Ho preferito fare tutto quanto da solo. E poi perché io ho sempre provato una profonda attrazione per il freddo, il nord, la neve, il ghiaccio. E l'idea, diciamo, di fondo è quella proprio di unire diversi artisti e diversi approcci musicali tutti quanti insieme per descrivere appunto il grande freddo. Se sono io a dover proporre un progetto o a volerlo proporre, dedico più tempo, mentre invece se sono le etichette a chiedermi un lavoro, lì devo rispettare delle deadline e devo essere più veloce. Il tempo giusto.
il più possibile, diciamo che appena, quando non sono legato alla didattica o al lavoro, comunque sia il mio tempo finisce in studio, nel mio studio privato e anche fino alle 4 di mattina, insomma. Mi accorgo che una produzione è completa nel momento in cui mi dà un'emozione. Per me una produzione non è mai completa, cioè il disco tipo me lo devono levare dalle mani perché sennò mi metto a rifarlo ogni due giorni. Quando brilla di una luce particolare che mi fa scattare qualcosa. Quando smetto di portarlo in giro dal vivo. Dopo che mi piace almeno dopo due mesi e che rispecchi un momento della mia vita o che sia completa per me. Nefogram nasce più o meno nel 2007-2008. Inizialmente nasce come net label, quindi facevamo unicamente pubblicazioni online. Dopodiché dal 2009 al 2011 c'è stato un po' di rivoluzione, per cui ho iniziato a pubblicare CD su supporto fisico. La scelta degli artisti procede per colpo di fulmine. Diciamo che ovviamente ho una direzione, cioè sono maggiormente orientato verso l'elettronica sperimentale, verso l'ambient e verso il noise. Il visual nella mia produzione è una caratteristica abbastanza, cioè dal vivo difficilmente suono senza visual. Diciamo che alla base di tutto c'è la matematica fondamentalmente, cioè mi piace lavorare utilizzando equazioni matematiche particolari che poi mi danno forme geometriche particolari. E lo stesso provo a fare sul suono. Le mie influenze spaziano dall'industrial fino al noise rock o al progressive, per cui non so se poi si senta questa cosa qui, però fondamentalmente mi piace il rumore bello forte dei suoni che abbiano una pressione piuttosto violenta. Soltanto che suonava bene come nome, mi andava bene, era l'unico che ho trovato e ecco così è uscito. A livello di riferimenti musicali, dei musicisti che apprezzo sono Birds of Canada, Brian Eno, Patton o in generale cose della Planet Mu o Warp Records. O riferimenti musicali poi sono per esempio il mio maestro di pianoforte, persone che mi hanno ispirato, il mio fratello che mi ha insegnato molte cose, teoria musicale, queste cose qui, sì.